Cioè, io ormai sono entrato in un'ottica in cui prima di ogni qualunque partita importante, ma non dico prima dei big match, in generale quando la Roma si gioca qualcosa, io entro già nell'ottica, ma è una sensazione che è concreta nella mia carne, no? E anche scontata, di vabbè, tanto oggi la Roma perde. Cioè, non ho più la sensazione di potermi giocare le partite. Cioè, non ho più quella sensazione in cui dico, ah, cavolo, oggi ci sta Inter-Roma, quarti dei Coppa Italia. Andiamo a giocare a San Siro. No, non ci sta più questa sensazione. Oh mio Dio, stasera ci sta Inter-Roma, speriamo di non pianne tante. Cioè, speriamo di giocarci, ma tanto prendiamo le pizze. Perché così? Perché così? Perché ormai la Roma ti dà questa sensazione qui. Sembra che ormai siamo diventati una classica squadra così. Una squadra tranquilla da metà classifica che nei big match si sente un gattino piccolino. Perché è così? Da ormai sono 2 o 3 anni che è così. Che la Roma non se la gioca mai. Ma non è una questione, dici, di tattica. No, è come una questione de non so che. De nausea. Non parlo a livello di gioco, ma a livello individuale. Ognuno sembra che c'ha un problema che l'affligge nella propria vita. Cioè, andare da uno psicologo, che ne so, fatevi curare. Ma non sto serio, cioè, ragazzi, una roba imbarazzante. E leggo, ah, per me la partita può finire sul 2-0 sul fallo dondato a Sergio Oliveira. Ma io quel fallo me lo stoppo in bocca, me lo stoppo. Arriviamo, avete visto la partita? Cioè, un qualcosa di imbarazzante, imbarazzante per i giocatori. Che non si capiscono tra loro, che sanno fare 2 passaggi in croce, che sanno manco che stanno a fare, in che ruolo stanno, perché, ma dove, con chi. Cioè, ragazzi, un qualcosa abominevole. C'è, cioè, uno schifo che tu dici, c'ha la pelle d'oca. Ve lo giuro, ragazzi, c'ha la pelle d'oca. Dico, l'Inter non è che dice abbia fatto chissà che partitona, ma t'ha messa così tranquillamente. Ora, la Roma oggi, nel primo tempo soprattutto, inesistente. Tu vedevi la Roma che aveva il possesso della palla, saliva. Poi non sai perché, non sai il motivo, non sai come sia possibile. La palla non ce l'hai più. Cioè, manca a dire, la Roma fa qualcosa, costruisce in avanti. Un rimpallo, un cross sbagliato, un tiro. No, no, a caso la Roma non aveva più il pallone. Cioè, magari arrivava giù Karlsdorp, magari verso la fine, e diceva, Darmian, ti è il pallone, ti è, arriva sta. Cioè, la Roma quando riusciva ad avere palla, o a un certo punto a caso andava addosso al pressing dell'Inter e quindi riperdeva palla, oppure con i passaggi andava in su, poi a un certo punto se ci riusciva a passarla indietro, perché la mira ce l'abbiamo un po' alle stelle, ritornava indietro, oppure a caso la palla non ce l'avevi più te, c'era l'Inter che in 2 passaggi stava già dall'altra parte. Cioè, una Roma che non sa tenere il pallone, che non sa giocare a pallone, non sa servire i compagni, non sa creare un'occasione, non sa niente. Cioè, vedi i giocatori spaesati, vedi i giocatori che hanno palla, vengono subito 3 giocatori dell'Inter in pressing, ma manco un pressing tanto accentuato, basta che vedi che si muovono vicino, tu vedi un giocatore della Roma col pallone, il vuoto intorno a sé, il vuoto, 3 giocatori dell'Inter che stanno distanti però. I più vicini sono i giocatori dell'Inter e vedi i giocatori della Roma col pallone che fanno così e non è per di su, cioè non è che dice, è proprio per dire qualcuno mi aiuti, cioè guardatemi, cioè non hai legami, cioè, pare che ognuno faccia un altro lavoro, magari c'è chi fa l'idraulico, chi fa il postino, chi fa e poi a caso incontro per giocare una partita, ma cambiano sempre, non sono mai gli stessi. Cioè, maglietta del cognome è lo stesso, ma i giocatori cambiano. Cioè, una volta Sergio Oliveira, magari è marocchino, la volta dopo è francese, poi la volta dopo è Beniamino del Palazzo di Fronte. Però per il cognome ovviamente è quello, quindi noi pensiamo che è sempre Sergio Oliveira. Cioè, una Roma che non ha qualità, non ha niente. Cioè, ragazzi, io non so che obbrobrio sto. Cioè, una Roma scarsissima. Ti ho detto, mi dà la sensazione che non ci possiamo giocare manco una partita. Cioè, non, parti già sconfitto, ma non è perché tu c'hai un'ottica pessimista. Pessimistica, insomma, perché proprio è proprio apatica, una sensazione veramente abbastanza brutta da provare, no? Cioè, guardi le partite, ma già con la rassegnazione in corpo, perché tanto sai già come va a finire, perché sono loro che ti trasmettono una cosa del genere, no? Cioè, in campo, gli unici che dico hanno un po' di rabbia sono Zaniolo e Abraham. Quindi la Roma, gli unici giocatori che mettono la rabbia in campo, sbagliando pure, sicuramente. Perché Zaniolo si è divorato un gol nel primo tempo, però sono Zaniolo ed Abramo, che vedi che hanno carisma dentro in campo, che corrono. Infatti, per correre per 3 persone, Abramo si è stirato non so cosa, ok? Poi, ragazzi, la Roma gioca a pallone solamente quando ci stanno Pellegrini e Mkhitaryan, che però giocano a pallone. Cioè, se
La Roma dipende a livello qualitativo, no, non di rabbia, di voglia, a livello qualitativo da Mkhitaryan e Pellegrini. Se in una partita a caso Mkhitaryan decide di giocare a pallone, vedi che la Roma gioca a pallone e costruisce. Quando invece a Mkhitaryan gli gira male, cioè sempre, vedi che la Roma non sa fa niente, ok? Stesso discorso di Pellegrini, che è mancato. Quando manca Pellegrini, la Roma gli manca il collegamento con l'attacco, no? Perché in attacco, no? Un Zaniolo, un Ebram hanno, possono, devono sfruttare la qualità che ti danno i giocatori dietro, che ti fanno da spina dorsale, non da conduttori. Ma se ti mancano, ragazzi, è tutto uno scollegamento che noti, quindi a Roma fa cagare, punto, punto, punto. E non veniva di, su Sergio Oliveira, perché la Roma oggi ha dato un segnale di poter recuperare questa partita. No, ragazzi, perché già nel primo minuto disegna Dzeko. E con Smalling che, boh, non lo so, che c'è stato il distanziamento sociale del Covid, perché lui era Novax e quindi si deve mantenere a distanza. Segna Dzeko, ma lasciato da solo, no? Poi Sanchez fa un grandissimo gol, ma anche lì, no? Il tiro da quella posizione, già per due volte te l'ha dato a Barella, la stangata, ok? Traversa e il miracolo di Patrizio. Perché? Perché da quella distanza, stessa distanza in cui ha segnato Sanchez, non hai pressing. I telecronisti dicevano che i giocatori della Roma erano allineati bene in difesa, sì. Ma dove stavano i giocatori che non ti. Cioè, oh, ragazzi, c'aveva una prateria per coordinarsi allucinante, ragazzi. Cioè, se voleva fare una piroetta e poi calciare, ma aveva lo stesso momento tutto lo spazio intorno. Non va bene, no, fammo cagare, cioè, punto, lì c'è stato da argomentare.